Ciao ragazze! Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao bimbe, ciao bimbe, eccoci ciao mamme, qua ciao mamme, con ciao un mamme. Nuovo video. Allora, ci credete che io è la prima volta che assaggio il Sekebon? Non è una pubblicità, ma assaggiamo questi noodles. Tra l'altro non so neanche come si fanno. Secondo me si fanno buco. Così. Amo, apri pure il mio perché non ci riesco. Comunque sono tutti e due a pollo, video due. Allora, aprire, versare l'acqua. Ma è sigillare una bomba. Mamma mia. Aspetta, l'acqua bollente. Ho trovato una cosa. No, ma che stai facendo? Mo' bisogna mettere l'acqua bollente. Mi raccomando, se vi piacciono i nostri video, molto ben, lasciate like, vai amore, like. E commenti sotto. Seguiteci su IG Carlita Dolce e su TikTok Carlita Dolce. Allora, bustine, versiamo l'acqua fino a questo livello qua. Okay. Vai. Allora, acqua bollente per ingestione in diretta. Ah. Un maronna. Che ti ho detto che ci serviva il mesto? Ma non si fa così, non si fa così. E come? Non si fa così. Sinceramente si fa così. Come non si fa così, amore. E come si fa? Non esisti. Guarda che stai combinando qua. Oh, madonna santa. Mamma mia, ci ha fatto pace. Ci voleva il mestolo per mettere. Ma se non si fa così, tu non esistere, no? E come dobbiamo fare se non abbiamo il mestolo? Ecco qua. Te l'ho detto che ci serviva il mestolo. E mo? Prendiamo quel cucchiaio. Facci, state ferma tu. Che fare? Vediamo questo qua. Meglio di niente. Ma che sei bucato sto coso? Bucato. Ma che vuoi? Non mi rimando a questa scena sotto. Un maronna. Va bene. Bucato. Non mi rimando. Voglio, non è cattata queste cose. Ma che? Metti un due piatti, ah. Bucato, aspetta. Maronna, sono più belle che rilagano. Te lo fai tu? Tanto bene. Siamo pigliati per due piatti. Fosse bucato pure a te. Ma lì se con l'acqua calda si buco. Perciò... Gesù, scusa, allora che dice affagava, mettete l'acqua calda la coppa. Guarda là, si è spaccato. Ah. Questo qua. Ma no, vabbè. Mo però ci vuoi. Una poca acqua cavro, vabbè le comiche in questo video. Una poca acqua cavro, ma posso fare però così. Ok, vai, mettilo pure tu. Ok. E poi ci va a bustina. E che si è combinato il cango? Per il candeggio. Mamma mia, sa che cazzo! Mai più, vero? Nel frattempo facciamo la miniatura? Vai, amo? Vai, giù, ma lo stanno che le lasagne facendo il nonno nostro, ignoro. Vai, amo? È ancora da sciogliere. Piglielo pizzo tu. Andiamo con l'assaggio. Mi so crura. Mi faccio questo poco in microonde, mi so crura. Ragazze, l'abbiamo scaldati, mamma mia, che c'è voluto. Lo giuro, se impastavi era meglio. Metto pure un po' di salsa di soia perché già ho assaggiato, ho visto sono un po' insipidi, amo. Ci vuole un po' di salsa piccante, così almeno li faccio piccanti. Tu la vuoi? No. Ovviamente. Codice a fa. No, siamo. No. Ma ti devi assaggiare i papatti? Sì, lo voglio. E mangiati prima quelle là. Allora. La prima domanda è, vai. Tutti quanti ci chiedono,
Qua, indovina qual è la mia domanda? Beh, faccio prima un assaggio. Quando vi sposate? No, no, stavolta no. Alla fine non c'è male, però alla fine ma proprio per fame, diciamo, eh? Ma proprio bene. Un po' zitti. Parecchio. Bene. Ci chiedono quando vi trasferite in casa nuova? Domani. Diamo un suggerimento, eh? Quando ci trasferiamo a casa nuova, più o meno, non lo vogliono sapere, sono 2024. Maro, siamo guaiati, amo. Io penso di morire prima di quella data. Vabbè, poi dipende pure da me, se. Però comunque noi tutto si è complicato per il fatto che comunque è una zona archeologica, eccetera, già abbiamo spiegato tutto negli altri video. Bisogna aspettare i tempi burocratici che ci sono. Poi te li faccio. E vamo, vai. Poi, come ti senti? Come stai? Come sei? Tutto bene? Un abbraccio. Vediamo, facciamo rispondere a Dario a questa domanda. Mi sento una chiave qua. Brava. Però, fortunatamente non sono sola, nel senso che anche se è difficile farmi capire, perché comunque sono momenti difficili, però comunque non sono sola, cioè ho le persone che mi stanno vicino, anche voi che mi state vicino. No, anche ad esempio quando faccio le dirette, voi mi sostenete, per me è un momento di sfogo, no? Diciamo, anche Dario quando mi sostiene. Sì. Quando mi sostiene? Quando? Tutti i giorni. Beh, non è vero. Poi, chi si occupa delle faccende domestiche? Daniel. No, io no. No, lui no. Un po' ciascuno. Un po' ciascuno, e poi abbiamo sempre una persona che comunque si occupa delle faccende domestiche, perché come si fa se no? Comunque è molto stressante pensare anche alle faccende domestiche. Allora, per questo caldo, questo brodo è stato buono. Ma no, veramente? Poi abbiamo scelto proprio la prima giornata di caldo. Siamo ospitali. Mo prendo un po' il cucchiaio qua. Dai, con la prossima domanda, eh? Come in cinese. Prossima domanda. Come stai, Carli? Niente, vogliono sapere tutti come sto, perché è normale, si preoccupano. Nelle dirette mi hanno visto un po' giù di morale. Però insomma, non vi preoccupate, perché comunque mi sto curando, c'ho chi mi aiuta, e quindi non vi preoccupate. A proposito di dirette, abbiamo il codice attivo su Carlita Shop, che è maggio 20. Quindi, se mi volete fare contenta, fate un bell'ordine su Carlita Shop, che a me fa tanto piacere preparare i vostri pacchi. Col codice maggio 20 avete il 20% di sconto, vero amore? Sì, e mettiamo anche un euro. Sì, sto facendo nudo. E falli. Lui che vuole noodles. Falle. Ora vado a fare. Poi al secondo, vabbè, ma li faccio, scaldo l'acqua. Però subito si fanno. Bellissime, siete bellissimi, ci dicono, amore. Perché rispondi? Grazie. Grazie. Mandiamo un bacio. Un bacio. Un bacio a Ruto. Un bacio forte forte a Gaia. Gaia, grazie. Ciao Gaia. Dove andiamo? Questa è la domanda che ci hanno fatto di più. Non hanno seguito le storie del mio compleanno, del regalo che mi ha regalato Dario. Che andremo a
No, non lo diciamo. Lo scoprirete nelle prossime storie. A goodbye. Lo scoprirete su Instagram, ragazzi, vi porteremo con noi. Farò anche dei vlog, quindi mi raccomando, seguiteci. Seguiteci. Vi aspettiamo tutti sull'aereo. Perché non mancate. Sarà un viaggio indimenticabile. E con noi ci sarà anche una persona. Vediamo se indovinata. Dai. Chi ci sarà con noi? Comunque può fare di salsa piccante, sono buone queste cose. Mm. Può fare di salsa sole. Buono amore, bello. Piaciuto? Questo cavolo. Mamma mia. Sono Anna. Ovvero. Avocado brodo. Cavo B. Ecco, shhh. Ecco c'è fuoco. B. Ecco c'è fuoco. Ma mo c'è una sorpresa, amore. Sì. È stato l'unico a salti. No. E le domande di Daniel, che crocchette vuole. Che non ci ha mangiato. Guarda. Cosa vuoi? Vabbè. Basta, facciamo una vaga. Questa casa non si mangia. Per avere questa sorpresa. La devi meritare. Sì. È mia la sorpresa. È tua la sorpresa? Sì. Vabbè. È mio. Nel frattempo posso mangiare uno di questo? Sì, 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 è mio! Uno! È mio, Emma! Ancora! E mangiatelo tu, ma visto, non te l'ho mangiato. Posso mangiare questo? No! Nessuno! Dai il leone a Babbo, il leone sì. Il leone sì, questo qua? E quale mi vuoi dare? Mangia russo. Quale mi vuoi dare? Questo no. E nessuno no. Dagli la papà, una papà. Dammi uno solo, Dai, una papà. Questa ci è la giraffa? Queste sono tre uguali. Grazie. Guarda le mamme, facciamo. Molto buono, eh. Facciamo di nulla sta papà. Non è proprio così si è mangiato. Ah? Ah, così si è mangiato. Anche tu. E questo è mio. Questo è tuo? È tutto tuo? Tutto tuo? Ragazzi, per consolarci di questi noodles che vi giuro buoni. Vi hanno proprio disgustato. Buoni, papà. Ci mangiamo questo gelato proteico che abbiamo comprato al Lidl, alla nocciola. Oh, bene. Vi facciamo sapere com'è. Prima Daniel, vero? Prima Daniel. Yeah? Vai, mangia. Poi lo mettiamo a papà. Ok. E poi lo mettiamo a mamma. Vediamo com'è. Assaggiamo. Com'è, amore? Proprio buonissimo. Buono. Ma si è fissato questa cosa proprio buonissimo. Allora, vediamo. I bambini compratelo. La domanda che mi hanno scritto. Io vedo. Non ti vedi? No. Aspetta. Per entrambi perdoneresti un tradimento? Non vedo. E devono vedere loro a te. Dopo ti faccio certamente, vedere. Certamente, siamo nel 2023. Vabbù. Come una coppia libera. Vabbù, mo è proprio stronzuato. È vero papà. Tradimento a livello sessuale. Ah, che fa? Siamo nel 2023. Oh, passa avanti. Lui no. E io no. Ma no, seriamente? Sì, amore. Ormai è tutto libero, tutto. Non dici seriamente. Ma perché devo dire qualcosa di più? Cioè, allora, mi devi perdonare pure tu. È pure incinta, amore. Ma poi dicono che dici le stronzate, hanno ragione. Dicila seriamente. È pure incinta, amore, stavolta. Perdoneresti un tradimento? Diventa tradimento. Cioè, quale perdoneresti e quale no? Comunque è buono sto gelato. No, un po' bello. Quale perdoneresti e quale no?
Nessuno dei due. Ecco appunto. Poi non avevo dubbi. Secondo te è veramente possibile soffrire di depressione senza una vera causa apparente? Sì, ed è quello che è successo a me. Raga, vi posso assicurare che come qualsiasi malattia, come avere il cancro, ti viene e basta, no? Non è che ci deve essere. Può esserci uno stress, può esserci un trauma, può esserci un lutto, può esserci, ma come può esserci anche niente? Niente. Ma io questo ho preso la carta, per il dorso, no? No, questo è buono. Buono veramente. Buono qua. Tieniti stretto, Dario, tutti abbiamo difetti. Alla fine agli occhi solo per te ed è buono. Grazie. Un bel commento. Bello, grazie. Ringraziamo, amore. Si chiama Moro Lucy. Lucy. Ciao Lucy, papà, grazie mille, un bacio. Sì. Dammi il bicchiere. Poi. Questo è bello, mi manca la Carlita stensierata di 7 anni fa. Ogni mattina faccio colazione con i suoi video. Tesoro, mami, questo... mami, forza, mami. Questa è una cosa che mi manca anche a me. Tieni, da. Vi dico la verità. Ragazzi, questo è Daniel, arriva. Anche a me manca tantissimo... come ero prima, più spensierata, più allegra. Purtroppo da un anno a questa parte che non veramente non sono più io, però ritornerò di nuovo, vi riprometto che ritornerò, ragazze, e quando ritornerò non mi fermerà più nessuno, dai, forza, sono forza, vicina forza. A tutte le persone che soffrono di questo brutto male. No, Daniel, hai visto la parte come hai fatto tu? Allora vuole chiusa, no. Devi mangiarlo sì o no? Comunque sto gelato è proteico, ma è proprio buono. Buonissimo. Come dici? Come hai detto? Bambini. Proprio buono. Proprio buono, bambini, compratelo. Lo possono comprare a babbo? Sì. Buono, veramente. Allora andate da Lidl e ha detto quello che ha detto Daniel. Sì. No, c'è anche il gusto cioccolato. Ah, stracciatella. Stracciatella? No, c'è stracciatella. Non ricordo. Metti ancora. Mangia quello. Comunque, ragazzi. È buono. Noi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando supportatemi. E se non vi è piaciuto guardate lo stesso. Anche i vostri like, i vostri commenti sono importanti per me e mi supportano tanto per stare su e per tenermi su. Quindi mi raccomando supportatemi con like e commenti. E venite a seguirmi su TikTok e su Instagram e vi aspetto anche su Carlita Shop, vero amore? Sì, ragazzi. Dai, dillo anche tu che è importante. Ragazzi, vi aspettiamo su Carlita Shop. Col codice. Col codice mamma. No, quale mamma? Col codice maggio 20. Maggio 20. Ma maggio, mamma. Maggio sbagliata. Avete il 20% di sconto. Mamma 20. No, maggio 20. Maggio 20. Bravo. Auguri. Vi mandiamo un bacio grande. Amore. Ciao. Ciao Daniel, un bacio. Bacio. Mi è impegnato, voilà, te lo vedo, faccio io. Accioppolata. Accioppolata, lo faccio vedere. Saluta amore. Ciao. E com'è il gelato? Buono. È proprio buono. Dice troppo buono. Dice è troppo buono, bambini. Compratelo. Dite la vostra mamma. La vostra mamma. Mamma e papà. Mamma e papà. Ciao. Compratelo. Andate alla Lidl. La Lidl. Dite il nome mio, Daniel Vinci. Mio Vinci. Daniel Vinci. Daniel Vinci.